La proposta che sta uscendo, la proposta più forte centrodestra, sembra quella della flat tax, tutti d'accordo, cambiano le percentuali. Oggi però diceva Boccia, per esempio, del video ospiti da noi a Radius 24, al 15% farebbe diventare l'Italia come un paradiso fiscale. Come risponde? Ad oggi l'Italia è un inferno fiscale per gli italiani, quindi la rivoluzione fiscale che abbiamo in testa prevede una drastica riduzione delle tasse e la chiusura di tutti i debiti e di tutti i litigi di milioni di italiani con Equitalia e l'Agenzia delle Entrate. Cancellare tutte le cartelle sotto i 100.000 euro ha due vantaggi. Primo, lo Stato incassa miliardi di euro che altrimenti non incasserebbe mai. Secondo, milioni di italiani tornano a vivere, a sorridere, a lavorare, ad aprire i negozi e quindi a pagare le tasse. Sono due capisaldi, la riduzione delle tasse e la chiusura di tutti i litigi degli italiani col fisco, che faranno ripartire l'economia di questo paese ben più degli 80 euro degli altri bonus. Oggi Romani diceva sarebbe Gaspari un ottimo candidato per la regione, però ci vorrebbe tutto il centrodestra unito sul suo nome. Intanto commentava anche la scelta di Brozzi di non fare un passo indietro, in questo modo divide. Cosa dice Salvini? Noi lavoriamo per unire, l'abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia e speriamo che nelle prossime ore esca finalmente il nome del candidato per la regione Lazio. Il mio di Brozzi, quello di Brozzi è uno dei nomi, lo stimo come uomo e come sindaco. Si sceglie come squadra e quindi siamo a disposizione della squadra. Senta, mercoledì si vota in aula la missione in Niger, voi avete già detto di essere contrari, Forza Italia invece al contrario ha detto di essere favorevole. C'è effettivamente un punto che vi unisce in questa coalizione, perché sui vaccini non siete d'accordo, sulla Fornero lei la vuole cancellare, Forza Italia solo gli effetti deleteri, cioè effettivamente c'è un punto comune in questa coalizione di centrodestra? No, ma sulla missione in Niger vi ho detto che sono a favore. Non so se altri abbiano altre posizioni. Aspetto di leggere, perché il PD ci è abituato ad annunciare una cosa e a scriverne un'altra. Se sarà un intervento volto a limitare gli sbarchi, che ahimè in questo 2018 sono ripresi nel silenzio generale, quasi 1.000 sbarchi, 15% in più rispetto all'anno scorso, ogni intervento italiano in giro per il mondo che serva a difendere i confini, l'interesse nazionale, avrà il voto a favore della Lega, compresa la missione in Niger, se ci sarà scritto quello che abbiamo letto. Sugli altri punti invece comunque restano delle forti divergenze, sia sui vaccini che sulla Fornero stesso, che è uno dei suoi punti di forza. Guardi, la modifica del decreto Lorenzin è nel nostro programma, la cancellazione della legge Fornero è nel nostro programma, se Berlusconi ha degli aspetti positivi nella legge Fornero me li dica e sono pronto a ragionarci. Io aspetti positivi nella legge Fornero non ne trovo assolutamente, quindi la cancellerei dalla prima all'ultima pagina. L'ultima questione invece, lei diceva no ai riciclati, niente Lupi, niente Zanetti, niente Tosi, adesso se li ritroverà tutti come sostegno nella quarta gamba di Noi con l'Italia, oppure metterà dei veti sulle loro candidature nei collegi? Semplicemente offriamo agli italiani coerenza, e coerenza vuol dire che se hai governato per anni con la sinistra difficilmente governerai in futuro col centrodestra. Però in testa le mie liste, già entro questa settimana annuncerò nomi importanti, candidature importanti che renderanno chiaro come la Lega sia un movimento in crescita e diverso dagli altri, quindi che gli altri si facciano le loro, noi ci facciamo le nostre. Un tema che mi sta particolarmente a cuore di queste ore, di questi giorni, è quello della violenza minorile. La riforma della giustizia sarà una delle nostre priorità. E dovrà finalmente anche in Italia arrivare il concetto, penso alle baby gang napoletane, che chi sbaglia paga. Anche se è minore, chi sbaglia deve pagare. Non può essere una tiratina d'orecchie a far cambiare vita a un tredicenne che va in giro col coltello. Quindi occorre certezza della pena e occorrono punizioni severe anche per i minorenni in Italia. Dei voti di Tosi e di Lupi però ne beneficerà anche la coalizione, compresa la Lega, cioè non è un atteggiamento incoerente rispetto a quanto diceva fino a pochi giorni fa? Penso che gli italiani chiedano coerenza, lo ribadirò agli alleati. Imbarcare chi ha governato per anni con la sinistra non porta voti, ma fa perdere voti e coerenza, e ribadirò questo mio pensiero. Segretario, Energia per l'Italia di Parisi, secondo lei rientra nel campo del centrodestra? Io, senza fare nomi, però tutti coloro che non sono stati complici del malgoverno della sinistra sono i benvenuti all'interno del centrodestra. Infine, un'ultima cosa. Lei ha detto che il Movimento 5 Stelle cambia idea troppo spesso.
Quindi si sente di escludere proprio in maniera categorica che nel dopo voto voi non... Noi lavoriamo per una maggioranza di centrodestra autosufficiente sia alla Camera che al Senato, questo dicono i numeri, questo dicono i sondaggi, questo mi dice la gente con cui parlo ogni giorno, che non ho chiarezza, quindi escludo governissimi in ciuccio e minestroni col PD o con i 5 Stelle. Si fida di Berlusconi? Mi fido di tutti. Quindi secondo lei Orietta Berti è colpevole di propaganda? Siamo messi male, se il dibattito politico verte su Orietta Berti siamo messi male, a me piace Orietta Berti, se mi sente mio figlio si arrabbia, però a me piace Orietta Berti a prescindere dalle sue simpatie politiche e penso che i parlamentari del PD, piuttosto che lamentarsi di una dichiarazione radio di Orietta Berti, dovrebbero restituire agli italiani il controllo della RAI, perché c'è una disinformazione a livello televisivo nazionale in questo momento, soprattutto sulle reti pubbliche, che va ben al di là di Orietta Berti. Viva Orietta Berti! Che garanzia invece prenderete nelle vostre liste di centrodestra per quanto riguarda il tema degli impresentabili, dato che la commissione antimafia non di fatto è sciolta? Noi non aspettiamo le commissioni, lo chiederemo a tutti i candidati della Lega, i carichi pendenti, il certificato giudiziario, i precedenti penali, che se ci sono ovviamente impediscono la candidatura, lo chiederemo non solo a tutti i partiti del centrodestra, ma a tutti i partiti, cioè candidare solo persone assolutamente specchiate. Che ruolo avranno Maroni e Bossi sia nella formazione delle liste che politicamente nella stagione che si sta per aprire? Beh, la formazione delle liste, gli onori e gli oneri spettano al segretario, come è sempre stato nella storia della Lega. Per chiunque voglia candidarsi occorre la condivisione di un progetto. Quindi è chiaro ed evidente che se qualcuno continua a dirmi non andare al sud, non andare a Roma, non andare in Sardegna, non andare in Calabria, non andare in Sicilia, non condivide questo progetto. Quindi non lo candida? No, non ne ho ancora parlato, voglio ascoltare qual è il suo intendimento e se c'è condivisione alla linea della Lega, che ripeto ha portato la Lega a essere ad oggi il partito che più di tutti è cresciuto nell'interesse e nell'intenzione di voto degli italiani. E su Maroni? Maroni è stato un grandissimo, ha fatto benissimo tutti gli incarichi che ha svolto, ha chiesto un periodo di pausa e mi sembra assolutamente un debito di riconoscenza accordargli questo periodo di pausa. Segretario, un governo di centrodestra, cosa proporrebbe per cambiare il trattato di Lisbona? È uno dei trattati con Schengen, con Lisbona, con Maastricht, insieme alle normative di Basilea che regolano il mondo bancario in maniera pessima per il nostro sistema, che vanno cambiati. Non è più possibile che l'Italia diventi un enorme centro profughi a livello europeo, quindi vanno rivisti non solo i criteri di distribuzione, però il governo Salvini come prime indicazioni chiede, non impone, chiede alla Marina Militare e alla Guardia Costiera di salvare tutti ma di non farne più sbarcare neanche uno in Italia. Il governo che intendo guidare non farà più sbarcare neanche un clandestino o un richiedente asilo in Italia. Dove li farete sbarcare? Tornano da dove sono arrivati. Tornano dal primo all'ultimo da dove sono arrivati. Che idea si era fatto della telefonata di De Benedetti sulle popolari? Al di là delle colpe e degli evidenti conflitti di interesse da più parti, c'è da restituire qualche miliardo di euro ai italiani truffati. Questi miliardi di euro ci sono e sono fermi a Bruxelles. Quindi al di là del colpe di De Benedetti, di Renzi, della Boschi, di Banca Italia, che doveva controllare e non ha controllato, il nostro governo, pensando al futuro, cercherà di recuperare i soldi per aiutare gli italiani azzerati, perché la Costituzione prevede la tutela del risparmio in ogni sua forma e quindi è stata violata la Costituzione. Un'ultima cosa per favore, sull'immigrazione, lei ha detto di aver visto dei punti in comune, diciamo così, con i 5 Stelle, ha invitato Di Maio in piazza. A parole, ieri Di Maio dopo anni ha detto che bisogna aiutare prima gli italiani rispetto agli immigrati. Bene, lo dimostri nei fatti. La Lega penso che sarà l'unico movimento a livello nazionale a chiamare in piazza 50.000 persone sabato 24 febbraio a Milano, lanciando la proposta prima agli italiani. Quindi se Di Maio vuole passare dalle parole ai fatti, la piazza è anche a sua disposizione. Però esclude qualsiasi voi? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Salvini, ma un governo sovranista, lo ritengo necessario. Un governo che metta l'interesse nazionale prima dei diktat europei non è un diritto ma è un dovere. Penso che debba essere dovere di qualunque candidato andare
a Bruxelles a difendere l'interesse nazionale. Quindi mi stupiscono coloro che non lo ritengono un dovere. Essere padroni del proprio lavoro, dei propri confini è fondamentale. Preferisco le persone libere ai servi. Quindi essere sovranisti è un dovere, non un diritto. Ma anche una piattaforma di governo? Assolutamente sì. Un giudizio sul governo Trump? Io sono felice di un presidente che passi dalle parole ai fatti, che mantenga le promesse sia in campo fiscale che in tema di immigrazione, che riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele. Quindi dopo un anno di esperienza sono contento per gli americani e per l'economia americana del fatto che Trump finalmente mantenga le promesse a differenza di tutti i predecessori. Buon lavoro.